Buonasera a tutti. In quanto incaricato di fare i saluti, ma anche il Presidente, mi permetto di prendere la parola per primo. Sono François Dumasil, direttore degli studi per la storia moderna e contemporanea della Scuola Francese di Roma, l'École Française de Rome, che è stata all'origine di questo progetto che è terminato con un bellissimo libro di cui discuteremo stasera e che è anche, tra virgolette, la casa editrice di questo Atlante. Anzitutto vorrei ringraziare la Biblioteca del Senato e il dottor Strinati per accoglierci in questa prestigiosa sede, in questa bellissima sala. Vorrei anche ringraziare i professori che hanno accettato di discutere questo Atlante, cioè la professoressa Marina Formica dell'Università degli Studi di Tor Vergata, il professore Lutz Klinkhammer del Deutsche Historisches Institut di Roma e il professore Marcello Verga dell'Università degli Studi di Firenze. Ringrazio anche ovviamente gli autori qua presenti che hanno accettato di sottomersi alla prova della critica e della discussione, che è anche così che si fa la ricerca. Quindi i professori Maria Pia Donato, Davide Armando, Massimo Cattaneo e il mio predecessore alla direzione degli studi della Scuola Francese di Roma, cioè il professore Jean-François Chauvard. E per finire, anche ringraziare ovviamente il pubblico per la sua presenza, invitandola a non esitare a fare domande alla fine della discussione. Vorrei dire tutto il mio piacere a prendere parte a questa presentazione di un libro al quale devo confessarlo subito. Non ho contribuito, ho semplicemente assistito all'ultima fase della pubblicazione di questo libro, libro che è stato possibile di pubblicare grazie anche all'aiuto sostanziale della Società Geografica Italiana e della Fondazione Primoni, perché un libro è anche una questione di soldi e di mezzi. Questo libro è anzitutto il frutto di un'avventura collettiva. Un'avventura collettiva e un progetto scientifico dei quali vorrei brevemente ricordarti i tratti più salienti. Un'avventura collettiva che è iniziata nel 2008 e che mirava a raccogliere sotto la direzione di questi autori tutte le informazioni sparse di cui si poteva disporre sul periodo rivoluzionario napoleonico. E da questa massa di informazioni sboccare su un libro sintetico che cercava sia di presentare lo stato delle cose, ma anche di aprire nuovi cantieri, nuove riflessioni per la ricerca su questo periodo. Devo dire che il lavoro di sintesi non è un lavoro facile. Necessita coerenza, necessita coordinamento. Più di 20 contributori hanno partecipato a questo libro. E ovviamente è stata un'opera ampia, lunga, che siamo riusciti a finire nel giro di 4 anni. Necessita anche intelligenza e chiarezza, e penso che questo libro su queste cose è perfettamente riuscito a dare questa chiarezza, questa intelligenza a un periodo così complesso della storia italiana. Questo lavoro è anche stato possibile grazie alla partecipazione dell'Università di Roma III e in particolare del CROMA, e dell'aiuto della Società Geografica Italiana. Vorrei ricordare il lavoro fatto dai curatori per l'apparato grafico, cioè i professori Ceretti, Dumont e la dottoressa Santini, che hanno realizzato le piante, i grafici sono le indicazioni fornite dagli autori. Poi dicevo che era anche un'avventura scientifica. Questo libro, come lo vedete o come forse lo vedrete, non è di un formato classico. Il passaggio dalle informazioni sparse a rappresentazioni spaziali, grafici, suppone una scelta accurata, una scelta a volte drastica, dei dati ritenuti più significativi per far capire tutta la complessità dei mutamenti di questo periodo. Necessita anche di pensare spazialmente, fenomeni che molto spesso non sono stati tratti in una prospettiva diversa, che hanno a volte avuto ripercussioni solo locali o invece europei. Quindi
tutta la complessità della scelta delle scale, dei dati, è anche molto interessante da seguire. Poi un lavoro che affronta anche argomenti che tuttora rimangono al centro di controversie storiografiche, di dibattiti molto accesi. Per esempio la coerenza, la continuità di questo periodo rivoluzionario napoleonico con il periodo precedente, ma anche col periodo successivo. In che modalità questo periodo, questi cambiamenti, hanno contribuito a questo lungo processo di unificazione politica dell'Italia. Unificazione politica che non vuol dire omogeneizzazione, che non vuol dire unificazione perfetta. E questo libro tratta anche dell'argomento dell'uniformizzazione del paese, in quanto questi mutamenti hanno contribuito a questo. Poi la tematica della controrivoluzione, delle resistenze, che anche lì rimane al centro di dibattiti accesi. Tutta la difficoltà di rappresentare spazialmente fenomeni culturali, religiosi, ideologici, è anche stato trattato con coraggio da questi autori. Penso che questo libro ci offre non solo uno strumento di lavoro molto importante per il mondo accademico, ma anche uno strumento per un pubblico colto, uno strumento che vuole rimanere aperto. Non propone, non propone una sintesi chiusa, mette alla disposizione del pubblico anche tutti gli strumenti per poter reinterpretare questo periodo, per poter anche offrire nuove vie di riflessioni, nuovi cantieri. Quindi un libro che rimane interattivo e sarà letto diversamente a secondo dei lettori. Adesso non voglio rubare il tempo ai professori che hanno accettato di discutere. Penso che, se va bene, proseguiremo secondo l'ordine alfabetico. Quindi cominceremo con la professoressa Formica. Chiedo agli interventori di mantenersi su 20-25 minuti di parola e poi lasceremo la parola agli autori per la risposta. Grazie a tutti e vi auguro una buonissima serata. L'incomprensione italiana della Rivoluzione francese, recitava il titolo di un pamphlet che Furio Diaz scrisse nel 1989 per illustrare le cause di quella grande, della rimozione della grande rivoluzione da parte di generazioni di studiosi italiani. E noi forse potremmo anche parafrasare e chiederci se non sia possibile applicare problematicamente questo stesso giudizio a quel periodo che ormai pressoché unanimemente viene ritenuto un po' il momento genetico del nostro risorgimento, cioè quello del triennio rivoluzionario e della successiva età napoleonica. Un periodo brevissimo o breve e comunque centrale nella nostra storia identitaria e in ogni caso a lungo, come sappiamo, gravato da equivoci, da silenzi, da incomprensioni, appunto. Ora, proprio nel corso degli ultimi decenni, la storiografia sicuramente ha fatto passi da gigante per rivedere giudizi esplorando biblioteche e archivi, ricollegandosi in particolare ai fondamentali dibattiti scaturiti nel secondo dopoguerra, grazie a Franco Venturi, a Delio Cantimori, Alessandro Galante Garrone e altri tanti storici illustri, sono stati ormai delineati scenari nuovi per rileggere eventi, protagonisti, stabilire relazioni, sollevare questioni. E in numerosi casi sono stati ribaltati appunto luoghi comuni e interpretazioni vetuste. A distanza appunto di anni, prendendo atto appunto di questo fiorire degli studi, in realtà non sono molte, mi sembra, le ricostruzioni d'insieme effettuate su scala nazionale appunto su questo periodo. Dobbiamo spesso rifarci ancora agli ampi quadri tracciati da Stuart Wolff per Einaudi
o a quelli delineati da Carlo Capra per la Lescher, parliamo degli anni 70, o al successivo volume pubblicato da Teti nel 1985. Ma a questi lavori non mi sembra che abbiano poi fatto seguito sintesi aggiornate di ampio respiro, quasi che la concentrazione sul particolare da cui sono ormai affetti, sembra purtroppo, gli studi più recenti, non abbia trascurato neppure questa fase della storia. La storia nazionale, indubbiamente, ma insieme la storia internazionale, europea. Ecco, è questo proprio in rapidissime sintesi, rapidissime battute, il panorama nel quale sembra collocarsi l'Atlante di cui oggi ci troviamo a discutere. Una indiretta, ma anche forte, precisa risposta a il progetto di Atlante storico italiano che il Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva immaginato tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, e in collaborazione con la Società degli Storici Italiani, che di fatto però non è mai stato realizzato a causa, nella sua interezza perlomeno, a causa delle note difficoltà finanziarie che come una sorta di fiume carsico affliggono da anni troppo lunghi la ricerca nazionale. Divisa in 10 sezioni tematiche, l'opera ha visto la partecipazione, come si diceva, di una ventina di studiosi ed è stata curata appunto da Maria Pia Donato, da Davide Armando, da Massimo Cattaneo e da Jean-François Chauvard, con la fattiva collaborazione di Isabelle Dumont, Valeria Santini, guidate da Claudio Cerreti per gli apparati grafici e con il fondamentale sostegno dell'École Française de Rome, attiva come sempre non solo nel promuovere e agevolare, ma pure nel far filtrare quelle sensibilità verso la dimensione territoriale, geografica, che in Italia ancora oggi, a distanza di un secolo e più dalla magistrale lezione di Vidal de la Blache, sembra pur sempre stentare a fare breccia nella nostra storiografia, tant'è che spesso ricorre ancora il nome dell'indimenticato Lucio Gambi, quale punto di riferimento centrale, e quasi a testimoniare l'assenza di epigoni degni. Questo dicevo il contesto. E per introdurre qualche riflessione più specifica, mi sembra opportuno iniziare con la scelta stessa dell'organizzazione di un Atlante, appunto, una scelta significativa già come opzione di un genere preciso, dotato di un proprio significato euristico e di peculiari finalità comunicative. Questa consapevolezza della scelta viene chiaramente esplicitata nell'introduzione al volume, in cui quasi a sgomberare il campo da possibili accuse di cedimento alle mode, cioè sulla scia del ruolo sempre più invasivo che le immagini rivestono all'interno degli attuali circuiti di comunicazione, si fa presente il consapevole intento di scegliere la dimensione spaziale come elemento concettuale portante. Spiegano infatti i curatori che di fenomeni prima conosciuti soltanto tramite il racconto storico, l'Atlante contribuisce a modificarne e arricchirne la comprensione. Ai vuoti che la narrazione può abilmente dissimulare, oppone una rappresentazione precisa dello stato delle conoscenze. Ma noi qui ci troviamo di fronte a un Atlante un po' sui generis, fatto non solo di tavole ed elaborazioni grafiche autosufficienti, quanto di saggi tematici, cui corrisponde una specifica sezione cartografica. A un insieme di parti, insomma, che si rinviano continuamente l'una all'altra, e in cui l'atto della lettura si compone di momenti di intrecci e diversi. Protagoniste sicuramente sono le carte d'epoca e in specie base per le carte tematiche elaborate nelle singole sezioni è l'Atlas administratif de l'Empire française, fatto realizzare nel 1812 dal Duca di Feltre, rappresentante di quel gruppo di cartografi militari che Quaini ha letto quale emblema dell'utopia illuminista. Dunque, in un panorama editoriale ancora timido rispetto a quello d'Oltralpe,
nel confrontarsi con strumenti similari, nonostante lo sviluppo della computer graphic e dei GIS, il volume che abbiamo tra le mani compie una scelta coraggiosa e forse talora anche un po' elitaria, come avremo modo di vedere più avanti, che mira a unire facilità percettivo-visive a istanze di natura più propriamente scientifica. Dichiarato obiettivo dell'opera è infatti quello di cartografare le ricerche esistenti, dando così conto di quella stagione di studi appunto ormai ricca a cui facevo molto sbrigativamente riferimento. Quindi le carte, quindi la visualizzazione. Certo non stupisce che l'uso della cartografia appaia centrale in alcune sezioni, come per esempio in quella dedicata alle città, curata da Chauvard, ove Torino, Milano, Venezia, Roma, Napoli si presentano in modo paradigmatico come casi di studio in cui la verifica della eredità urbanistica del razionalismo illuminista viene condotta attraverso la disamina del rapporto tra spazi e potere, potere centrale. Più sorprendente ed duttile risulta piuttosto l'impiego di carte e tavole in altri ambiti di studio, territoriali sicuramente, ma anche politici, sociali, religiosi e culturali. In qualche modo potremmo così fare questa incompleta e sintetica carrellata partendo dal saggio di Enrico Iachello e di Paolo Militello, dove, pur occupandosi di territorio, i due autori non esitano a porre direttamente in relazione la descrizione del dato cartografico con l'uso politico-amministrativo degli spazi. E gli esiti risultano particolarmente efficaci. Lo si può vedere, ad esempio, nel caso della rappresentazione delle strade e rotte di posta all'inizio dell'Ottocento o in quello dell'Italia come spazio sperimentale dei francesi. Città, territorio, ma anche questi non sono gli unici ambiti di applicazioni. Nelle quasi 400 pagine ricche di illustrazioni che compongono il volume, a cui si uniscono quasi 40 di bibliografia, gli studiosi coinvolti attraversano altri temi importanti della storia del periodo esaminato, calandoli nel vivo delle realtà statuali italiane. Ecco allora che nelle diverse sezioni, dedicate a territorio, guerra d'esercito, politica, società, economia, cultura, religione, controrivoluzione e insorgenze, città, memoria, la dimensione spaziale, appunto come dicevo, si impone come elemento concettuale portante di ciascun fenomeno esaminato in un gioco di rinvii interni, impliciti ed espliciti, che finisce per dare conto della complessità degli intrecci tra la sfera politica e quella religiosa, tra quella sociale e quella economica. Si veda tra le altre la sezione Controrivoluzione e insorgenze, a cura di Cattaneo, dove il fenomeno storico preso in esame, un caso, va detto tra parentesi, scottante, considerate le numerose, rumorose dichiarazioni, che spesso di dichiarazioni si tratta che più che di ricostruzioni storiche, dicevo dichiarazioni della pubblicistica recente, densa di implicazioni ideologiche talmente ingombranti da deformare lo stesso oggetto di studio, bene, dicevo, il fenomeno preso in esame trova un'intrinseca ricaduta proprio nella trasposizione cartografica. Quindi l'azione di territorializzazione, che in qualche modo potrebbe quasi sembrare scontata, legandola soprattutto al fenomeno delle insorgenze, si apre attraverso questo approccio a spunti problematici che esulano in qualche modo dagli episodi più noti, pensiamo alle Pasque Veronesi per esempio, e mettono invece in luce in essi con le più ampie dinamiche temporali successive, come ad esempio quelle del brigantaggio o delle vendite carbonare. Ma delle intime connessioni tra le diverse sezioni offre testimonianza ancora, per esempio, Guerre d'Esercito, dove l'esame della diffusione della cultura militare attraverso le scuole di Pavia e di Modena o la ricostruzione dell'impatto della coscrizione obbligatoria condotti da Bernard Guénot
vengono a dar conto del fenomeno dei renitenti e dei disertori, quindi interfacciandosi direttamente con la sezione curata da Stefano Legati nella parte società. E proprio come non riferire alla società o all'economia il saggio dedicato da Maria Pia Donato alla cultura, quando è la stessa autrice a spiegare di volere verificare la modificazione degli attori e delle pratiche culturali in età repubblicana e napoleonica sotto l'influenza duplice dello Stato e del mercato. La sua scelta di occuparsi delle forme della produzione culturale più che dei contenuti si presenta come un esemplare integrazione della tradizione degli studi esistenti sui giornali del periodo, pensiamo ai vecchissimi lavori di Renzo De Felici, da quelli di Capra, o ai lavori più recenti legati all'educazione degli adulti e dei giovani, penso ai lavori di Luciano Guerci, con approcci più innovativi. Quindi ecco allora le tavole legate all'alfabetismo, alle iscrizioni scolastiche, ai luoghi deputati alla cultura e alla sociabilità, alle azioni di promozione del patrimonio storico-artistico che permettono di sistematizzare le informazioni esistenti, facilitando quindi l'analisi delle fonti e dei dati a disposizione. Le fonti. È questo un terreno scivoloso che costituisce uno dei maggiori ostacoli alla ricerca sul periodo e determina sicuramente uno scarto molto significativo con la ben più ricca e ordinata mole di dati esistenti in Francia per lo stesso periodo. La frammentazione politica della penisola da una parte e l'azione di dannatio memoria esercitata dalle forze tornate al potere dall'altra hanno inciso profondamente sullo stato di conservazione documentaria, gravando così sullo stato stesso delle indagini. Penso ad esempio, tanto per fare un caso personale, allo stato documentario dei club rivoluzionari italiani e specificamente romani rispetto appunto a quelli molto più sistematici presenti nei lavori francesi. Oppure pensiamo anche alla situazione lacunosa delle fonti per quanto riguarda la storia delle donne. Devo dire che personalmente ho apprezzato l'idea di non creare una sezione donne, ma forse ho un po' rimpianto appunto il fatto che la presenza femminile sia scarsamente, diciamo, visibile dalle varie sezioni affidate. Ma questo deriva sicuramente da scelte, ma molto, come dicevo, dallo stato documentario. Ecco, pensiamo anche alla sezione economia, curata da Walter Pancera e da Saverio Russo, no? E soltanto in alcuni casi, come per esempio le tavole legate all'andamento dei prezzi o la stima dei telai da seta, è possibile avere uno sguardo, diciamo, ampio su tutta la penisola, perché molto spesso invece ci si deve necessariamente limitare a singoli affondi molto più circoscritti. Le elaborazioni cartografiche e più in generale grafiche appaiono pertanto uno strumento, come spero che si possa già capire, non tanto illustrativo, ma essenzialmente euristico, in un dialogo continuo con i testi che le commentano e le integrano e che risente indiscutibilmente di quello che appare come una sorta di fratello maggiore, la Trace historique de la Révolution française, che con i suoi 11 volumi appare un termine di paragone ben più imponente e comunque diverso per fini, struttura e a fonti, appunto. Dicevo diverso anche perché diverse sono le finalità perseguite qui dagli autori e quindi gli sbocchi interpretativi che ne derivano. Partiamo ad esempio dalla periodizzazione, arbitraria e soggettiva come ogni atto di periodizzazione, e quindi da questo punto di vista è interessante, eloquente, proprio per la valutazione che la ispira. L'Atlante si concentra su un periodo cruciale nel processo di formazione dell'Italia moderna e contemporanea, appunto il ventennio compreso dall'ingresso delle truppe francesi fino alla caduta di Napoleone.
un periodo appunto relativamente breve se paragonato, rapportato alla longue durée di brodelliana memoria, ma ampiamente giustificato dalle intensità e dallo straordinario impatto traumatico dell'evento e qui analizzato secondo scale cronologiche mutevoli a seconda dell'oggetto esaminato. Eppure i curatori ci spiegano che i fenomeni studiati nelle diverse sezioni sono stati sottoposti a interrogativi comuni. Ma mi chiedo, è realmente possibile accomunare l'età repubblicana e napoleonica considerandole un periodo unitario? Se indiscutibilmente per l'Italia questo ventennio rappresenta, pur con tutte le sue contraddizioni, un momento di cesura con il passato e di apertura verso il futuro, in che modo questo è potuto avvenire? Secondo quali canali, quali forme? Questi interrogativi già da anni sono al centro della riflessione storica e anche in qualche caso ideologica e qui vengono ripercorsi esaminando le peculiarità dei diversi assetti territoriali senza però che il problema di fondo trovi una reale e convincente spiegazione. Comprensibile dunque rimane l'approccio empirico, mi sembra, dei singoli autori, evidentemente, giustamente, forse lasciati in piena libertà nella periodizzazione del tema loro assegnato e dunque suscettibili di aggiustamenti nella considerazione degli estremi cronologici considerati. Andiamo a guardare le pagine dedicate alla religione da Armando, dove non solo la dimensione diacronica si amplia, ma proprio grazie alla trasposizione su carta si rendono evidenti le rilevanti conseguenze delle politiche di ridimensionamento delle strutture ecclesiastiche per la successiva restaurazione, recuperando comunque anche le linee di continuità con il riformismo settecentesco e gettando così nuova luce su un tema difficile eppure centrale, oggetto di rinnovata attenzione negli ultimi 40 anni, sia in riferimento all'atteggiamento della Chiesa e ai suoi rapporti con gli Stati, ai comportamenti del clero, sia alle idee religiose e alla mentalità popolare. Ecco allora ritornare proprio nei fatti la questione legata al tema della continuità a frattura tra mondo dei lumi e rivoluzione, una questione che rinvia, come per esempio ha sottolineato Vittorio Criscuolo, alle molteplici sfasature cronologiche e programmatiche tra gli sviluppi della cultura illuministica e le concrete realizzazioni pratiche delle politiche riformatrici. Visioni diverse che hanno portato non solo ad assumere il 1796 quale spartiacque tra due età, con le inevitabili ricadute che questo comporta sul piano della ricerca e del metodo, ma hanno aperto la strada ad approcci differenziati in relazione alla considerazione della stessa identità nazionale, vale a dire il modo con cui essa si pone di fronte al proprio passato e ne fa rivivere le diverse componenti nella memoria storica attuale. E dicevo, i singoli autori, lasciati appunto in libertà nella periodizzazione, si trovano a gestire autonomamente il problema e con esse l'interpretazione conseguente. E così non stupisce che, ad esempio, nella sezione dedicata alla politica, Antonino De Francesco tracci un percorso ininterrotto di formazione di una nuova cultura politica dal triennio repubblicano fino alla stagione costituzionale del 1820-21, del tutto in linea, diciamo, con i suoi studi precedenti. Ma su questo punto, ha notato Chiara Lucrezio Monticelli, gioca forse un ruolo fuorviante la scelta di escludere dall'Atlante una trattazione apposita sui modelli statuali e sulle pratiche istituzionali, un'assenza che finisce per far ricadere sul tema della politica un ordine di questioni eccessivamente ampio e rilevante per la comprensione delle articolazioni interne al periodo francese. Quindi ci troviamo di fronte a una serie di vuoti e a una serie di pieni, no? Come vengono definiti. E questo bel volume sta appunto a dimostrare come la discussione su numerosi problemi aperti durante il secondo dopoguerra sia ancora lontana dall'essere conclusa. E proprio in questo suo carattere di apertura, nella volontà di superare quella che anche Saitta aveva definito la sordità degli studiosi italiani verso il periodo,
In questa capacità, cioè, di cogliere le grandi questioni della storia nazionale sta, mi sembra, uno dei meriti principali di questo lavoro. Certo, in conclusione, resta un po' sullo sfondo, come veniva enunciato precedentemente, il problema dei potenziali fruitori di questo Atlante, no? Ho già sottolineato in apertura la possibilità ampia di approcci alla lettura di quest'opera, che non induce a un incedere sequenziale dato dall'ordine delle pagine, ma che sollecita appunto piuttosto un incrocio di immagini e testi. Da qui però a sostenere, come dichiarano i curatori, che alla dispersione dei lavori scientifici l'Atlante oppone un'esigenza di sintesi e di divulgazione, mi sembra che a volte il passo sia un po' lungo e azzardato. Cioè, mi sembra difficile credere che un volume del genere, scientificamente importante e innovativo, lo sottolineo, oltre che graficamente accattivante e ben curato, possa ottemperare a queste finalità, cioè rivolgersi a una vasta gamma di curiosi più o meno colti, privi però di conoscenze e acquisizioni specifiche. Per esempio, anche in ambito didattico, l'utilizzo dell'Atlante richiede una conoscenza del linguaggio cartografico e delle sue variazioni nel tempo, la consapevolezza dell'importanza delle carte come strumento di conoscenza del territorio, la capacità di decodificare gli elementi che caratterizzano la carta storica e la comprensione del fatto che l'immagine che osserviamo è il risultato di numerose interpretazioni. Elementi tutti questi che, ahimè, ai noi non mi sembrano in possesso dei nostri studenti, né universitari, né tantomeno delle scuole superiori. E allora diciamo piuttosto che questo volume è un eccellente strumento di lavoro per gli specialisti, che può essere utilizzato da docenti e colleghi in sede didattica, a patto di far risaltare come le informazioni desumibili dalle belle carte proposte siano incrementabili grazie alla conoscenza diretta del territorio rappresentato e grazie alla comparazione con altre carte e con altri tipi di documento. Ai lettori, insomma, docenti e studenti, si chiede dunque di attrezzarsi di un atteggiamento critico per cercare nelle immagini presentate non tanto un supporto a ciò che si sa o che si crede di sapere, quanto più interrogativi possibili, per così dire, prestando attenzione alle molteplici valenze ideologiche più o meno nascoste racchiuse nel messaggio scritto o rappresentato. E quindi a essi finisce, a questi lettori colti, finisce, mi sembra, un po' per essere avvocata quella funzione di mediatori culturali che gli stessi giacobini e i repubblicani in genere avvocarono a sé, quando appunto cercarono di farsi un po' interlocutori tra il patrimonio rivoluzionario francese e nazionale e la massa degli analfabeti. E quindi in un'età di analfabetismo di ritorno mi sembra che la sfida sia particolarmente stimolante e quindi per questo ben riuscita. Grazie. Ringrazio la professoressa Formica di aver tenuto perfettamente il tempo. Spero che questa visione molto pessimista dell'alfabetismo odierno non sia troppo... magari possiamo... vediamo poi. Lascio adesso la parola al professore Lutz Klinghammer, quindi del Deutsche Historisches Institut in Rom, anche chiedendolo di rimanere sui 20-25 minuti. Grazie. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Anche da parte mia sono particolarmente lieto di poter dare un mio piccolo contributo a questa presentazione di Atlante da una prospettiva contemporaneistica che, come l'ha fatto la migliore storiografia tedesca, ha iniziato proprio la storia contemporanea con Bonaparte. Quindi per ricordare soltanto gli studi di Nepadai e di Vela, Nepadai stesso inizia la sua storia della Germania con le parole «in principio». Era Bonaparte.
credo che questa Atlante invece pone piuttosto l'accento sulla rivoluzione, sull'impatto dell'arrivo della rivoluzione in Italia, ma comunque credo che una prospettiva contemporanistica si rivela in altre parti dell'Atlante e questo vorrei spiegare poi successivamente. È una grande opera, innanzitutto un'opera che poteva nascere soltanto grazie a un lavoro di equipe, a mio avviso, ad un collettivo di persone, ma anche soltanto grazie ad una collaborazione istituzionale necessaria per un'opera titanica come questa, perché mi pare proprio il frutto di un lavoro non soltanto di programmazione, ma anche di lavorazione di ricerca scientifica notevole che sta dietro a questo prodotto e soprattutto a causa di questo felice abbinamento di testo narrativo analitico sulla sinistra e cartine geografiche e grafici sulla destra e in qualche modo non è un'opera che si legge dall'inizio alla fine, ma anzi è una miniera, è quasi una caccia al tesoro, quindi si può aprire su qualunque pagina, prendere una cartina o un grafico e da questo grafico poi nasce una serie di quasi non soltanto di affermazioni ma anche di domande nel pubblico, nel lettore, e questo credo sia quello che nell'introduzione viene descritto con le parole un libro diverso, con potenzialità euristiche proprie. E questo quindi non solo che si contrappone, come scrivono i curatori nell'introduzione, si contrappone con ciò una sintesi alla dispersione dei lavori scientifici singoli, ma soprattutto si contrappone al racconto di un lavoro singolo, un lavoro di equipe che presenta lo stato dell'arte, ma nello stesso modo crea ai curatori, agli estensori delle schede e del materiale per le carte un problema enorme di visualizzare lo stato dell'arte. E dietro questa visualizzazione c'è un lavoro di ricerca notevole. Quindi secondo me è non soltanto eccezionale per il lavoro di ricerca di organizzazione della ricerca di chi sta dietro, ma anche una dote di sistematizzazione e di sintesi e convincono le cartine molto eleganti e sofisticate, le statistiche a rete, queste forme di reti piramidali in cui si possono mettere un sacco di dati e a colori, e questo quindi sono due forme di carte e di grafici, quasi 400 oggetti grafici suddiviso su 124 carte, sono due forme, una legata ad un GIS storico e l'altra invece sono delle cartine grafiche tematicamente rappresentando una risposta ad un tema scientifico. Per esempio il semplice grafico con le Pasque Veronesi, la differenza delle vittime che vengono riportate nella storiografia mette a nudo l'incompletezza, ma anche lo stato dell'arte quasi non soddisfacente che deriva da una varietà di dati così diversi. Abbiamo 10 sezioni tematiche e abbiamo anche per ogni sezione tematica un curatore maggiore, direi che perché i collaboratori sono tutti uguali nell'elenco degli estensori delle schede del materiale per le carte, però abbiamo anche direi dei curatori di sezione che hanno firmato la maggior parte delle schede, quindi in qualche modo abbiamo i grandi dignitari, i commendatori e i cavalieri
della nobiltà napoleonica del 1808, anche per quanto riguarda la rappresentazione delle parti interne al volume, però vedo piuttosto un approccio più giacobino, perché hanno democraticamente messo tutti alla pari con un ordine alfabetico dai nomi. E quindi questo lavoro d'équipe bisogna vedere, si può vedere nel suo insieme, si può vedere in ogni singolo oggetto grafico, e credo che vale proprio la pena di farlo anche singolarmente. Poi arriva fino alla decima, no, è la sezione 9.5, direi, che arriva alla memoria del periodo rivoluzionario e napoleonico, che è un breve paragrafo, però arriva fino alla rappresentazione di neo-sanfidisti e neo-giacobini su YouTube e fino ad una presa di posizione nella lettera pastorale dei vescovi della zona del Tirolo, sulla quale vorrei ancora addentrarmi un pochino. Finisce anche con lo stato dell'arte storiografico, perché l'ultima carta, l'ultimo oggetto grafico è destinata alla rappresentazione della storiografia, ai convegni che sono stati dedicati all'argomento negli ultimi decenni. Abbiamo già sentito che ha una bibliografia enorme, stupenda, con qualche sovrarrappresentazione, quindi ci sono anche delle predilezioni nazionali nella bibliografia, e abbiamo invece un apparato di note che ritengo ogni tanto un po' troppo ristretto. Sarebbe stata un'agevolazione mettere ancora più dati anche nell'apparato delle note. Quel che è un punto molto forte, secondo me, è l'angolo visuale. Quindi la narrazione può abilmente dissimulare dove ci sono dei vuoti storiografici. L'Atlante mette a nudo anche lo stato delle non conoscenze e incertezze, dà una visibilità alla diversità quantitativa dei fenomeni, e con ciò dà anche una valutazione della dimensione qualitativa dei fenomeni. Quindi se scelgo una scala che presenta un singolo evento, 10, 100, 1000, prendendo il percentaggio, per esempio, fa una differenza anche di valutazione. Nonostante, diciamo, la raffinatezza dell'impianto grafico, è sempre un libro, rimane un libro stampato, e perciò non può usufruire di tutte le risorse offerte dalla cartografia dinamica, è ovvio, ma non vieta neanche di abbinarlo con un DVD o qualcosa e di ampliarlo addirittura in questa maniera. Quindi rimane la possibilità di approfittare anche delle risorse offerte dalla cartografia dinamica digitale. Esiste un enorme surplus nei confronti di un dizionario critico, e questa è non solo la visualizzazione, anche la comparatistica. Quindi la tabella con i valori selezionati significa sempre un paragone implicito, un paragone tra le città, un paragone tra gruppi sociali, un paragone tra valori. Valori economici, tutto quanto significa una continua messa in atto di una valutazione comparatistica. Poi c'è una necessità di completezza, nonostante il problema che i dati molto spesso sono lacunosi, quindi se metto una cartina con i dipartimenti devo mettere tutti, non soltanto una parte, quindi c'è un enorme sforzo in più che deriva dalla visualizzazione. A mio avviso, questo tipo di atlante mette anche un contrappunto ad una visione, ad una modalità idealistica, storicistica o narrativa evidenziale della storiografia. Nell'Atlante mancano i grandi personaggi, manca il racconto del grande individuo, vengono al contrario privilegiate le strutture politico-amministrative, le strutture sociali, l'impronta francese nell'affermazione della modernità statale,
quindi la vaccinazione, il servizio militare, la scolarizzazione, l'alfabetizzazione, le infrastrutture che cambiano addirittura le rotte tradizionali dei viaggiatori, quindi c'è una bellissima carta sui viaggi, però anche l'istanza per antonomasia che organizza l'efficienza dell'impatto e la gendarmerie. Quindi l'istanza, e forse non è un caso che questa sezione è stata affidata a un francese, lo metto in maniera un po' provocatoria. E certamente abbiamo anche una grande rappresentanza delle resistenze nei confronti di questo modello, quindi briganti, insorgenze, eccetera. Certamente non un Atlante come questo non può raccontare una moda storiografica come quella della storia delle emozioni, difficilmente, anche se abbiamo accenni alle emozioni, per esempio, nelle apparizioni mariane. Però non possiamo entrare con questo modello nei dettagli di una storia delle emozioni, ma neanche in una... Credo che l'unico pezzo dove c'è questo accenno al ritmo dell'andamento cronologico, il filo degli eventi, è quello nella sezione curata da Massimo Cattaneo. Mi pare che tutto l'Atlante è un documento monumentale contro il famoso detto di Metternich che l'Italia sia soltanto un'espressione geografica. In qualche modo c'è una traiettoria nazionale dietro che quasi senza la storia successiva non sarebbe pensabile. E questo si vede anche nella rappresentazione cartografica. Per esempio, si sceglie per il modello del GIS, si sceglie l'Italia nei confini del 1811 e non nel 1808. Questa sarebbe una bella differenza, perché il Dipartimento dell'Alto Adige non ci sarebbe, invece sarebbe l'Istria e Dalmazia. Questo non si vuole far vedere ad un pubblico, perché potrebbe suscitare una certa un'idea di nazionalismo di Mare Nostro, no? E quindi si sceglie abilmente il 1811. Queste sono le aporie di una visualizzazione cartografica. Nel racconto lo possiamo raccontare questa sequenza cronologica complicatissima tra l'assegnazione dei territori da parte di Napoleone, dopo ogni vittoria cambia la carta geografica dell'Europa. Si doveva scegliere un modello base anche per un GIS storico che deve essere riempito, deve essere omogeneo, e questa, in quel caso la scelta della visualizzazione comporta in sé inevitabilmente una traiettoria di Stato nazionale futuribile. In quel senso però anche una smentita del detto di Metternich, però potrebbe diventare anche una, e questa è una mia domanda, una omogeneizzazione della futura Italia politica che viene anticipata attraverso questa carta, attraverso cioè l'idea di un impatto rivoluzionario e napoleonico troppo omogeneo per le diverse parti. Evidentemente non può essere omogeneo, visto già la cronologia degli avvenimenti e le modalità e le tempistiche della integrazione nel modello francese, nello spazio sperimentale francese, in questo laboratorio, almeno questo è il tema e anche la terminologia di Bernard Guénot, che parla del modello militare. Quindi abbiamo una integrazione cronologica molto molto variegata, ma abbiamo anche una certa, un certo livellamento delle differenze tra Empire e i due regni, il Regno d'Italia e il Regno di Napoli, che viene un po' camuffato da un accento sulle città. Quindi se mettiamo come elemento che collega quest'Italia, che sono le città, e nella bella sezione curata da Jean-François Chouvard sulle città, sono le città da Torino a Napoli,
da Torino, Milano, Roma, Napoli, Venezia, che è fantastico vedere nella cartina di Torino anche il luogo dove c'era il Gouvernement Général, e quindi si può anche visibilmente collocare il documento che dice Administration Générale della 7e Division Militaire. Questo si collega poi anche a questa carta grafica, a me piace moltissimo, ma quel che deriva sembra una omologazione di, in qualche modo, di questa Italia esposta ad un impatto francese. E questo per esempio anche nella carta che riguarda i vescovi italiani, fantastica questa carta, quanto lavoro c'è dietro per dire quale vescovo è stato di nuova nomina, di antico regime, poi con l'approvazione della curia o meno, o senza, e poi abbiamo tutto il discorso appunto della nuova lotta per le investiture, causata praticamente dal divieto napoleonico ai vescovi del Regno d'Italia di recarsi a Roma per praticamente per pagare la bolla di investitura, e questo crea tutta una serie di difficoltà successive nei rapporti tra Stato e Chiesa. Però le differenze tra vescovi piemontesi e vescovi del Regno d'Italia in quella carta non vengono, anche vengono forse livellati, cioè il catechismo francese che viene imposto per il Piemonte viene rifiutato dai vescovi piemontesi con la spiegazione che i fedeli non capirebbero il francese, invece sì, per tirare per le lunghe si richiede una traduzione in italiano del catechismo francese, mentre contemporaneamente nel Regno d'Italia viene già introdotto il catechismo italiano, ma non viene utilizzato questo per Piemonte perché si vuole prendere tempo. Con tutte queste differenze, però nello stesso momento il nuovo l'arcivescovo di Torino elogia Napoleone, fa il Te Deum per l'imperatore, il salvatore, eccetera. Quindi abbiamo questa complessità che soltanto un racconto, credo, poi è in grado di riempire con i dettagli necessari, ma comunque è sempre un'enorme opera di sintesi, anche di visualizzazione, di ricerche così disperse che questo è soltanto una annotazione, ma non neanche un'osservazione che può minimamente inficiare la validità dei dati presentati. Poi abbiamo sulla carta dell'Italia anche sempre la Sardegna e la Sicilia, che sarebbe un po' mutilata una carta senza, anche se fosse più congeniale all'idea dell'impatto, di toglierli. Questo si vede, a mio avviso, l'effetto di questa traiettoria dello sguardo nazionale. E certamente c'è dietro un grande dibattito storiografico che viene messo a nudo nel saggio di Antonino De Francesco, che definisce chiaramente contro chi si rivolge, anche contro quale tendenza storiografica o contro quale leggenda nera si rivolge tutto l'Atlante, e credo che valga la pena di ricordare questo paragrafo dove lo descrive chiaramente, che l'Atlante, così lo leggo io almeno, si rivolge contro una tendenza di limitare il significato degli anni napoleonici, relegandoli, e cito, a una sorta di preludio di quella rivoluzione del 48, dove soltanto prenderebbe forma l'identità politico-culturale della nuova Italia. In tal modo la centralità degli anni francesi nella costruzione della modernità della penisola
viene clamorosamente meno e quel tempo finisce per assumere un significato addirittura contrapposto al processo di nazionalizzazione che pure gli era tradizionalmente accreditato. E quindi sulla traccia dei più recenti lavori, esso sarebbe infatti un momento di una mera conquista militare, rappresenterebbe una sorta di devastante ondata rovesciatasi sugli equilibri d'antico regime, i cui effetti distruttivi l'Italia moderna mai sarebbe riuscita a ricomporre interamente, oppure rappresenterebbe giusto una parentesi all'interno di una storia di assai più lunga data, tutto sotto il segno di un ceto tradizionale di governo, il cui predominio Bonaparte, anziché interrompere, avrebbe addirittura ulteriormente corroborato. In un modo o nell'altro, sia che a predominare sia la lettura di un'Italia scollata, sempre incapace da allora di trovare una propria sintesi, o di un paese sostanzialmente arretrato, dove il gattopardismo avrebbe permesso alle classi dirigenti di resistere a ogni sommovimento politico, adattandosi ai nuovi quadri volta a volta rischiusi, a emergere sempre il ritratto di una realtà conquistata e dominata, priva di ogni autonoma articolazione politica e civile, luogo di sola sperimentazione da questo lato delle Alpi, del modello di governo messo a punto a Parigi da Napoleone. I risultati di questa lettura della stagione francese, dai tratti largamente stereotipati, sono storiograficamente devastanti perché finiscono per ridurre a una mera guerra di conquista un'occupazione militare che fu invece sempre sostenuta da un'originale e articolata azione politica. E credo che questo sia poi il, tra virgolette, il nemico contro cui si vuole dimostrare e si fa con questi grafici molto interessanti e importanti, in che modo l'impatto francese ha portato delle novità, non solo la vaccinazione, ma anche la costrizione, la cultura politica, la rappresentazione politica, il costituzionalismo, eccetera, che dimostra che una leggenda nera di questo tipo non sia proprio adeguata. Non posso entrare nel dettaglio di ciascuna sezione che verrebbe proprio verrebbe la pena. Mi limito a alcuni accenni che riguardano anche i grafici nei quali sono nascosti delle vere e proprie tesi storiografiche. Per esempio in quella che Massimo Cattaneo ha denominata accogliere e rassicurare, troviamo un elenco che raramente si trova da qualche parte dei preti francesi emigrati che sono frammentati su tutto il territorio della penisola, 160 luoghi, con cifre di cui inizialmente le stime vanno dal 1900 a 6000 alla fine. Però è interessante anche questa frammentazione che a mio avviso è stata voluta, credo che Maurilio Guasco lo sottolinea anche, che è stata voluta proprio anche dalla Curia Vaticana, in modo che non nessun luogo in particolare fosse stato sotto l'impatto di un gruppo di emigranti così notevoli. Ma dall'altro lato questo accogliere e rassicurare rappresenta poi anche le apparizioni mariane, e questo è molto bello vedere quali gruppi sociali raccontano di aver visto o partecipato in queste apparizioni. Abbiamo possiamo scrivere bene fiti ridicoli da parte dell'arcivescovo di Milano stesso, no? Che era molto scettico nei confronti dei racconti. Abbiamo due schede anche sugli ebrei, ma anche qui vediamo un pochino una prospettiva italiana, una di nella sezione di società curata da Stefano Levati, e un'altra che riguarda ebrei protestanti. In ambedue viene sottolineato la novità dell'emancipazione globale francese, però nel periodo in cui ci troviamo non viene fatto riferimento agli decreti infami, così denominati successivamente, che reintroducono nel 1806 una sorta di discriminazione
contro gli ebrei, almeno nella parte dell'impero, molto di meno nella parte italiana, però nelle parti orientali, Alsazia, Lorena, Renania, in maniera molto forte. E questo sono poi degli angoli visuali che riguardano soprattutto l'Italia, ma sarebbero in un contesto generale dell'impero da valutare diversamente. Molto impressionante anche la grafica sull'amalgama tra vecchia nobiltà e nuova nobiltà napoleonica, che sembra stata molto, molto forte in alcune parti d'Italia, anche se certamente bisogna chiedersi se il gattopardismo entra in qualche modo anche nell'accettazione di questa politica dell'amalgama. Ultimo accenno, perché il tempo è già quasi scaduto, mi pare vorrei fare alle considerazioni destinate a Andreas Hofer nelle insorgenze dove in qualche modo, secondo me, si entra un po' troppo fortemente nella prospettiva novecentista. E, però su questo vorrei discutere con il mio amico Massimo Cantagno volentieri, mi sto anche chiedendo se nel nuovo museo di Bruxelles, il museo europeo di Bruxelles, l'esperienza di Hofer sarà rappresentata sotto insorgenza o sotto la categoria di guerra di liberazione in qualche modo. Certamente è molto interessante vedere la strumentalizzazione nel 2009 dei vescovi, e questo mi pare che sia l'ultima frase scritta del volume, non l'ultima grafica, ma l'ultima frase scritta. Adesso volevo anche trovare, perché mi sembra molto interessante questa visione dei vescovi che interpretano Hofer come da recuperare sia nella sua guerra per la libertà ma anche per le radici cristiane. È quasi una lettera ufficiale, no? di 4 o 5 vescovi. Però mi sto chiedendo dove è da collocare, se non questa insorgenza, piuttosto da collocare in una prospettiva della guerriglia spagnola antinapoleonica, quindi una delle guerre vere e proprie antinapoleoniche, antibavaresi tra l'altro, quindi qui il quadro è più complicato ancora. Quindi possiamo veramente collocare il Tirolo in quel momento tra due identità, o non dobbiamo rappresentare in quel momento l'Europa napoleonica o suddividerla in un altro modo? Comunque, senza questa traiettoria, a mio avviso, non sarebbe nato l'Atlante. Questo qui, vorrei concludere con l'osservazione che la storiografia tedesca non è riuscita, non ha mai provato di fare un Atlante storico della Germania rivoluzionaria e napoleonica, anche se sarebbe un'impresa molto interessante, e l'impatto non è stato di poche dimensioni, ma forse la guerra antinapoleonica successiva del 13 ha così cambiato la prospettiva, la traiettoria, che un'impresa del genere sarebbe difficilmente da vendere, anche se il pubblico tedesco è cambiato, non c'è più la storiografia prussiana piccolo tedesca, ma sarebbe un rovesciamento quasi completamente della prospettiva della storia della Germania, che nel bicentenario della nascita della Confederazione del Reno non ha visto dei volumi che sono stati curati in occasione di questo bicentenario, ma un sacco di volumi che hanno celebrato la fine dell'impero teutonico,
Quindi la prospettiva della Confederazione Terreno nella storiografia tedesca è stata sempre vista come una imposizione francese. Immediato dopoguerra, nel 1949, uno degli editorialisti tedeschi più importanti, Augstein, per lunghi anni il direttore dello Spiegel, ha fatto sotto pseudonimo un libro, Germania, una Confederazione Terreno, per denunciare questa nuova Germania di Adenauer occidentale come succube della Francia, quindi utilizzando la sigla della Confederazione del Reno come una cosa negativa, un po' paragonabile ai neosanfidisti in qualche modo. Quindi la memoria è molto importante mi sembra proprio la suddivisione delle sezioni in maniera estremamente riuscita, anche con quest'ultimo accenno alla memoria che porta fino a YouTube e al gruppo Rock 24. Grazie. Vorrei ringraziare il professor Eichenheimer per le sue osservazioni molto fine. Lascerò ovviamente gli autori rispondere. Io come editore ritengo questa proposta di cartografia digitale dinamica, interattiva, questo se lo sogna di poter creare questo libro interattivo informatizzato. Per il momento è uno strumento molto troppo difficile da creare e maneggiare, comunque questa idea lo conserviamo. Lascio al professore Marcello Verga il difficile compito di parlare per l'ultimo di questo libro, e quindi lo lascio subito grazie. La parola. Grazie, in realtà è molto facile perché è stato detto tutto, quindi vi assicuro che utilizzerò meno dei 20 minuti che erano stati programmati. Innanzitutto per ringraziare tutti coloro che mi hanno invitato e l'opportunità di discutere questo Atlante, che è un prodotto significativo della storiografia italiana e dei rapporti della storiografia italiana, anzi di un lavoro comune tra storiografia italiana e storiografia francese. Se una cosa anzi mi ha colpito è come c'è una tale osmosi, una tale unità di linguaggio e di temi storiografici da far rimpiangere quei bei convegni di 20 anni fa dove italiani e francesi si discutevano in maniera più animata sul giacobinismo, sul triennio, su Napoleone, cioè che è segno in realtà ormai di un forte e continuo rapporto di discussione anche personale, umano, di costruzione di gruppi di ricerca comuni tra le due storiografie. E forse è troppo, come dire, abbiamo troppo, cioè il gruppo dei francesi italianisant e italiani che studiano i temi di evoluzione francese sembra che ormai costituiscono un'unica comunità epistemica, un'unica comunità scientifica. E questo forse annulla delle differenze, tanto più quando si tratta un tema come questo, che è un tema centrale, che è stato un tema centrale non solo nella storiografia italiana, ma nella cultura politica italiana, nella costruzione di quello che potremmo chiamare il discorso pubblico italiano. È la grande questione delle origini del Risorgimento, cioè del processo di unificazione nazionale. E questo è stato perché si è discusso molto, molto appunto del triennio giacobino, si discute molto di Napoleone, ci si è divisi molto tra italiani ideologicamente, politicamente, su fronti che discussione storiografica aveva in realtà ben poco, una discussione politica, ideologica, che prendeva come terreno di scontro anche appunto la storia. Sappiamo quanto la storia sia stata appunto terreno di dibattito politico, come se si legge quel famoso numero di L'età moderna dedicata all'Italia del 1947, si dice siamo tutti storici, vuol dire discutiamo di politica scrivendo di storia, no? Ormai siamo storici, che è il modo in cui si è svolto una parte del dibattito politico e ideologico italiano dal 1945 fino all'89, una parte di questo grande dibattito politico e ideologico che ha caratterizzato il caso italiano. E non a caso la storiografia italiana su questo tema si è scontrata, si è costruita una tradizione storiografica. Ricordava prima Klinkhammer, ricordava appunto quel passo dell'introduzione alla sezione politica di Antonio De Francesco, che ricostruisce molto bene criticamente la storiografia su questo tema. E a maggior ragione ora, da quando
mi occupo dell'Istituto Storico Italiano, sento anche la tradizione di studi che in questa istituzione pubblica è stata appunto portata avanti sul triennio giacobino. Se prendiamo le pubblicazioni dell'Istituto Storico Italiano dell'età moderna, non solo nella lunga direzione di Armando Saitta, ma anche prima, il tema del triennio rivoluzionario dell'Italia napoleonica è stato terreno di grande discussione. Ricordo come il primo impegno, la discussione del progetto storiografico di Saitta, parte, cioè discussione sullo studio su Babeuf, tutte il settarismo, il giacobinismo, il rapporto tra triennio e origine e risorgimento, non a caso è stato parte, nasce da una discussione molto intensa che Saitta ebbe proprio con Cantimori. Le lettere Saitta-Cantimori degli anni 46, 47, 48 ci raccontano la nascita e l'urgenza di questo tema e quanto appunto il giacobinismo è stato questione urgente negli anni, fine anni 40. Pensate Cantimori, che non era solo studioso degli eretici, ma studioso dei giacobini. Lui stesso, cioè, poi definisce, ha curato un'importante antologia dei testi dei giacobini, su cui si è acceso un dibattito enorme, che non a caso poi Saitta negli anni Ottanta ripubblicò in un volumetto che era La questione giacobina, dove appunto anche qui quello che emergeva era proprio il senso di questo, il senso tutto politico, ideologico, del valore da dare appunto che nel discorso politico, nel discorso pubblico italiano bisognava dare a questa che non a caso anche voi chiamate età, cioè con cui non l'avete nel titolo ma più volte nel volume ricorre il tema età età francese, età napoleonica italiana, cioè un'età che quindi verrebbe a contrapporsi a un'età dell'illuminismo, a un'età delle riforme e poi un'età che è quella del risorgimento nazionale. Appunto le origini del risorgimento. Stesso Saitta, quando pubblicò i testi del celebre concorso del 96, no? Quale dei governi, eccetera, eccetera, il titolo che dette all'edizione di questi tre volumi era Alle origini del risorgimento. Quindi la questione è questa, ancora oggi, anche nelle occasioni dei dibattiti per la celebrazione dei 150 anni dell'Italia, questo è un tema che è tornato. Alternato con la vivacità che giustamente deve avere una questione delle origini di una comunità politica nazionale, come ricordavi tu Adenauer del 45, la Confederazione del Reno, come Hofer per gli austriaci, perché si celebra così, si è stato celebrato nel 2006 il bicentenario della fine del Sacro Romano Impero, anche, è ovvio che ogni comunità nazionale sul tema delle origini politiche della comunità nazionale ha un dibattito molto molto forte e questo sicuramente ci deve sorprendere. E d'altra parte, se voglio per cominciare proprio non per ricostruire il dibattito storiografico, lo ha già fatto appunto De Francesco, mi limiterò a due citazioni di uno stesso autore, Giosuè Carducci, che non capisco perché qui nella memoria non c'è, invece nella memoria Giosuè Carducci avrebbe avuto un ruolo importante. Carducci, 1883, il famoso Sairà, una delle più grandi composizioni in cui Carducci rivendica l'aspetto positivo della presenza francese in Italia. Scriveva Carducci: ci voleva ben altra cosa che i cataclasmi delle riforme per rifare il sangue di questo vecchio popolo italiano, popolo di monaci, di briganti, di ciceroni e di cicisbei. E più avanti continua: che ci importa se hanno preso qualche quadro, qualche Madonna, qualche statua, ci hanno portato l'égalité e la liberté. Carducci, 1883, un inno alla presenza francese. Qui c'è il rinnovamento, una delle origini dell'unità del processo risorgimentale che rivendica la positività di una cultura politica finalmente aperta alle idee della rivoluzione francese. Ma lo stesso Carducci, 13 anni dopo, in una raccolta che si chiama Scritti sul risorgimento, avrebbe poi scritto al momento dell'irruzione, uso il termine irruzione, della rivoluzione francese in Italia, le riforme economiche, legislative e sociali erano già avanzate, grazie al consenso e all'operazione comune, tacita o esplicita, dei nuovi principi e delle borghesie illuminate, pronti a mettere fine all'orgoglio di aristocrazie feudali e alle ingerenze dell'ordine ecclesiastico. Quindi, come vedete, un rovesciamento di posizioni tra un Carducci 83 e un Carducci del 1895, che qui sta l'attenzione del dibattito politico sull'unità d'Italia, sul risorgimento, con un rovesciamento di posizioni o con una continuità di giudizi positivi o negativi che
attraversano tutto il Novecento, direi fino in qualche modo anche ai convegni in cui in Italia si è celebrato il bicentenario della Rivoluzione Francese, fino a quegli anni lì. Come valutare? Ma non sto qui a ripercorrere appunto la storiografia italiana o il discorso pubblico italiano sul triennio rivoluzionario, fatto in maniera molto, molto interessante in molte sezioni di questo volume, soprattutto in quella che tu chiami la nona e mezza, ma la decima sulla memoria, che ricostruisce molto bene il senso non tanto della, come dire, della persistenza di monumenti, di ricordi, ma quanto mi sembra molto interessante proprio questo succedersi di convegni, no? Questa presenza di, e poi soprattutto questo essere momento di dibattito pubblico, non solo dibattito tra storici, perché questo è stato il triennio giacobino, questo è l'età napoleonica, anche un elemento appunto di un dibattito molto più pubblico, molto, molto più largo. Questo strumento si presenta come atlante, è stato detto, cartografare processi storici. E anche questo segna, si inserisce in un'onda, insomma, in quello che io noto nella storiografia italiana di questi anni come una nuova attenzione alla dimensione spaziale. E si diceva prima atlanti storici, è uscito proprio qualche anno fa l'atlante, per esempio, della Repubblica di Venezia 1790. Un bellissimo atlante che è dotato di quel DVD, di quell'apparato digitale che consente di muoversi tra varie carte. Quello potrebbe essere un esempio utile di come riportare i carte. Ci sono 7 sezioni, chiunque può lavorare su quelle carte, dimensioni, le scale possono cambiare, come gli strumenti digitali possono consentire, no, di accoppiare, di mettere insieme a carte, documenti, altre statistiche. E questo appunto riguarda la Repubblica Veneta, è un atlante uscito l'anno scorso a cura dell'Istituto Veneto. Ma per esempio anche un bellissimo atlante storico uscito qualche anno fa dell'Adriatico Orientale, opera di un croato, Gorbač, che però ha molto interesse per la storia italiana, per cartografare questo spazio dell'Adriatico Orientale, che è fondamentale per capire processi che riguardano direttamente non solo Venezia, ma tutta la parte, tutta la costa adriatica e ionica dell'Italia, non fosse altro per i rapporti economici, i rapporti politici, i rapporti culturali che si stringono intorno a quel mare. Quindi siamo in una congiuntura storiografica in cui l'attenzione alla dimensione spaziale mi sembra finalmente, la storia italiana, finalmente emergere dopo il faticoso e purtroppo andato a male tentativo dell'atlante storico italiano, ricordato prima da Marina Formica del 1960, che pur essendo finito nel nulla ha dato però alcune carte importanti, quelle curate da Mario Rosa, quelle curate da Elena Fasano, per esempio, sul Granducato di Toscana, carte che in qualche modo hanno consentito, quando loro uscirono tra fine anni 70, ma alcune carte sono state poi anche realizzate in anni a noi vicini, hanno consentito una diversa lettura dei processi storici, di molti processi storici, e una considerazione di come appunto questi avvenimenti passano attraverso una dimensione spaziale, si leggono nella dimensione spaziale. Più di quanto i testi non dicono, perché qui mi permetto di non essere completamente d'accordo con Click Camera, quando dice c'è la Sicilia, c'è la Sicilia, è vero che non c'è mai la Corsica, quindi c'è un elemento nazionale dietro, ma perché c'è la Sicilia e la Sardegna? Non solo perché è vero, sotto c'è un'idea di Stato, si parte dall'Italia di oggi, no? Dal territorio nazionale, però è anche vero che molti processi avviati in questo periodo hanno avuto conseguenze che sono andate al di là degli stessi confini dell'Italia napoleonica. Pensiamo alla Sicilia. Nel caso c'è una carta nella sezione di Militello Iachello che fa vedere come negli anni 20 anche in Sicilia venga applicata una riforma delle circoscrizioni amministrative che non è altro che una ripresa del modello francese. Cioè effettivamente qui ha ragione Antonio De Francesco, la cultura politica, il milieu politico che si crea tra Milano, Roma, Napoli, ma direi tra Milano e Napoli, poi anche a una ricaduta istituzionale di riforma, capacità di incidere in realtà, in quella realtà, in quella al di là dello stretto, che segna invece appunto il confine dell'espansione di questa Italia napoleonica. Ne dobbiamo stupirci. Io avrei aggiunto non solo
per segnare questo processo non se n'è arrivato solo al 1824, avevi segnalato come nel 1806 in Sicilia si applica la riforma del sistema metrico, che è il tema francese, viene applicato su base 12, non in base 10, ovviamente ci sono gli inglesi in Sicilia, però è la riforma del sistema metrico che prende esattamente il dibattito francese. Nel 1806 si crea una commissione sotto i Borboni e la Sicilia inglese e borbonica che applica il sistema metrico. Ci fa vedere come questa Italia napoleonica, un'Italia francese, in realtà poi ha avuto uno spazio, una dimensione che va al di là anche appunto della parte, sia di quella parte che viene poi presa direttamente dall'impero, sia nel Regno d'Italia o nel Regno di Napoli. Cioè, qui ha ragione De Francesco, in questi anni si crea una cultura politica, forse altro per il ruolo degli esuli che vanno a Milano, vanno nelle città dove si svolge gran parte dell'elaborazione politica, che in qualche modo prefigura uno spazio di ricaduta della rivoluzione francese che va al di là appunto anche dei confini politici. E questo mi sembra davvero un rilievo importante. Certo, questo Atilante non è paragonabile, ho detto prima, all'Atilante della Rivoluzione francese, né pretende di essere perché parliamo dell'Italia e non della Francia, ovviamente, parliamo del triennio, però certamente ecco, questo Atilante ci aiuta a riposizionare questi anni, al di là del dibattito ideologico sulle origini del risorgimento, riposizionare questi anni in una storia della società, della cultura italiana, che sicuramente acquista in queste carte una visibilità e una possibilità di lettura che prima non avevamo. Certo, la questione centrale è continuità e cesura, non c'è alcun dubbio. Prendere pochi anni e cartografare pochi anni pone il rischio di, come dire, enfatizzare più le cesure e non la continuità. E potrei fare il gioco di cesure che a me non sembrano cesure, sono continuità. La riforma delle circoscrizioni amministrative è dagli anni 50 del XVIII secolo che moltissimi stati italiani si pongono il problema di una riorganizzazione delle circoscrizioni amministrative, del rapporto tra potere politico centrale e comunità, come dire, e poteri locali. Non sto a ricordare le riforme dei comuni in Toscana e tutta la riforma leopoldina, ma la stessa cosa l'abbiamo in molti altri, quelli che noi chiamiamo, chissà perché, antichi stati italiani, sarebbe meglio chiamarli stati preunitari, ma insomma, chiamiamoli stati italiani. Anche lì, gli anni 60, 70, lo stesso catasto geometrico particellare a Milano si accompagna a una riforma, quindi quello che può sembrare una cesura avviene in un contesto dove questo tema è presente alle élite politiche italiane. Ecco, su questo stiamo attenti, la cultura francese, l'esempio francese accelera alcuni processi, porta elementi nuovi, ma su temi e terreni che sono centrali nel cosiddetto dibattito sulle riforme del tardo Settecento italiano. Circoscrizioni amministrative, circoscrizioni delle diocesi, il far coincidere le diocesi con i confini dei singoli stati. È la grande, abbiamo quantità di polemiche e di iniziative tra anni 70, 80, prima ancora della Rivoluzione francese, in stati italiani dove il tentativo è di far coincidere le diocesi con i confini dei singoli stati, quindi il tema dei vescovi nazionali. Processi di secolarizzazione, anche qui non è vero che la Rivoluzione francese, il periodo francese ne accelera molti, ma sono problemi, ecco questo voglio sottolineare, che le élite politiche, i ceti dirigenti italiani, chiamateli come volete, non nobiltà e poi notabilato, questo mi sembrano, riprendiamo un po' termini che sono dentro quegli anni e che forse in prospettiva storica assumono meno significato. Ma insomma, le élite politiche italiane, le élite sociali italiane, chi si occupa di politica tra anni 70 e 700, questi temi li ha presenti. Riforma delle amministrazioni, le circoscrizioni, nuova gerarchia dei poteri locali, rilegittimazione del potere locale che viene sempre più legato al censo, da Milano alla Toscana, a Napoli, alla Sicilia, dove c'è il viceré Caracciolo, e il tema è quello di rilegittimare il potere su base censuaria. Cioè, non sono temi che arrivano all'improvviso sulle baionette delle armate francesi. Ecco, sulla cultura,
Maria Pia insiste anche qui su cesure, accelerazioni, riorganizzazione dell'istituzione degli spazi che producono cultura, non c'è alcun dubbio, ma la modernità di un libro come la Bibliopea di Denina, 1776, Bibliopea o il modo di fare i libri, in cui trovate lì descritto l'autore come poi lo troviamo nell'Ottocento, l'autore che deve inseguire in qualche modo i gusti di un pubblico. Cioè, siamo nel 1876, cioè c'è una sensibilità, una capacità di elaborare, di cogliere processi di mutamento dei ceti, dei letterati che riguardano i musei, le biblioteche, riesce fuori il bibliotecario, il conservatore di museo, i musei che diventano pubblici. Pensate quando si comincia a pagare il biglietto per accedere agli Uffizi, 1775-76. Il regolamento per il museo pubblico, cioè tutti questi processi appunto sono certamente accelerati dal periodo francese, ma quello che voglio dire, ora il gioco potrebbe essere facile, appunto le cesure spesso in questo libro danno l'impressione di essere accentuate, ma probabilmente è vero, solo bisogna ricordare che si trovano soluzioni o si indicano soluzioni in questi anni a problemi che erano già discussi, già presenti alla cultura politica, non solo dei ceti dirigenti italiani, ma dei ceti dirigenti europei, perché prendiamo tutte le riviste fisiocratiche, i problemi della scuola, dell'educazione, anche dell'educazione delle donne, no? Sono temi che si dibattono ampiamente in tutte le riviste europee, non francesi, inglesi, dai saggi di Hume, arrivate appunto alle Femmes du Citoyen, eccetera, eccetera, dove questi temi sono già selezionati. I ceti dirigenti italiani, non a caso, molta parte dei ceti dirigenti italiani o dei letterati, l'espressione del ceto politico italiano, capisce questi temi, perché sono già nella disponibile, nella, come dire, fanno parte della riflessione, ecco, dal catasto alla riforma delle comunità locali, alla riforma delle diocesi, alla secolarizzazione, all'eccessiva presenza di ecclesiastici in Italia, cioè tutti i temi appunto che certamente l'azione francese ha il vantaggio di affrontare, l'età per così dire francese o napoleonica ha avuto il vantaggio di affrontare con forte determinazione, nata appunto dal potere che si instaura, dalla forte presenza di un potere francese che controlla e attiva sezioni più disposte, sezioni dirigenti più disposte ad accogliere appunto queste posizioni, e quindi sicuramente c'è un'accelerazione, e quindi parliamo effettivamente di cesura o di appunto novità di temi che vanno strappate a quel discorso nazionalistico di appunto che era sulle origini della rivoluzione, la rivoluzione alla origine del risorgimento, no, l'origine del risorgimento va cercata nei ceti dirigenti italiani del primo Settecento, no, non è vero, il risorgimento va cercato solo nel dibattito politico dagli anni 20 in poi o dagli anni 30, cioè tutte questioni che hanno costruito, e torno a dire, non la storiografia, ma il dibattito pubblico italiano, cioè il modo in cui si è formata la coscienza nazionale degli italiani a partire dal 1880, coscienza in maniera molto travagliata, come testimoniano le celebrazioni che ogni 50 anni segnano, non fanno altro che riprendere questo dibattito, dalle celebrazioni del 1911 che si aprirono all'insegna della famosa frase di Giovanni Amendola, questa Italia non ci piace. Questa frase ha dato il segno alle celebrazioni del 111, alle celebrazioni del 61, molto più retorica, ma si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla ricostruzione, dal boom economico, eccetera, eccetera, ai dibattiti del 2011 segnati, come sappiamo, da una serie di polemiche e da risultati forse del tutto inaspettati. Forse ho parlato troppo, cioè delle varie sezioni è stato detto moltissimo, quindi io mi ero ritagliato un percorso, ma così, potevo fare tante, che andava da De Francesco a Maria Pia, alla religione, appunto, quindi a Davide Armando, a Cattaneo, a Sarlene, la memoria, ciascuno andava ripercorso appunto criticamente, ma mi fermo soltanto a questo di De Francesco che non è presente, quindi non offendo gli autori presenti. Lo trovo importante questo aspetto qui, cioè aver segnato come
a Milano, ecco, si sia formato una cultura politica e anche si sia svolto un dibattito politico tra ceto largo, cioè con la presenza di esuli che andavano a Milano, che in qualche modo ha segnato, questo sì, la creazione di uno spazio politico italiano. Ha disegnato veramente una generazione che poi troveremmo appunto anche nel moto costituzionale del 2021, ma direi fino, si potrebbe arrivare anche fino al 1848. Cioè, questo sicuramente, ecco, la proposta è forse andrebbe, che esce fuori da questo libro, da tutte le carte che ci sono anche le donne, in una sola tabellina, se ricordate che tra i briganti il 21% sono donne, mi pare. Quindi c'è anche l'unico accento dedicato però alle brigantesse, insomma, non è che sia un accenno molto significativo della storia delle donne italiane. Comunque, in tutto questo, cioè, devo dire, ecco, viene fuori probabilmente la necessità di guardare negli anni stretti, che qui chiamiamo età, qui si è dato età, sicuramente l'accelerazione di alcuni processi, ma certamente l'Italia andrebbe studiata, ecco, questo processo è un processo molto più largo che arriva fino, diciamo, alla stagione costituzionale degli anni 20, probabilmente del 48, e lo studio qui veramente anche delle generazioni, chi sono gli attori di questa accelerazione. L'ambito religioso, un saggio che ho letto con moltissimo piacere, moltissimo interesse, l'accenno ai giansenisti. Cioè, c'è una continuità di gruppi dirigenti che vengono dal dibattito degli anni 60, 70, 80 del Settecento, che poi troviamo protagonisti degli anni della rivoluzione, dell'Italia francese, dell'Italia napoleonica, così come appunto i letterati. Se studiamo questa generazione di letterati o generazione di uomini politici e certamente di notabili, li troveremo poi non a caso dalle rivoluzioni, nei moti, chissà perché li chiamiamo moti. Il problema ovviamente è di delegittimare questo momento, ecco, rispetto all'epopea nazionale va delegittimato il momento 2021. È un po' questo, insomma, anche perché in un'epopea risorgimentale è difficile mettere la lotta tra siciliani e napoletani, perché il 2021 è la rivolta dei siciliani contro Napoli. Quindi nella costruzione di un'epopea nazionale è difficile enfatizzare un momento che nasce da una guerra tra il nome di vecchi localismi, e quindi per questo ovviamente. Però sicuramente con la prossima viene fuori, e qui gli elementi ci sono, una ricordazione che vada, diciamo, dagli ultimi anni del Settecento arrivare fino al 2021, se non ancora più là. E questo Atlante forse non sarà per un pubblico largo, però se lo digitalizzate, se fate questa operazione digitale, prendete questo esempio veneziano che è molto utile, ecco, probabilmente, sicuramente un pubblico largo abituato a lavorare sul web, questo sicuramente troverebbe molti elementi utili, ma questo è veramente un grande prodotto di questa comunità storiografica transalpina che passa nonostante ancora la TAV non ci sia, ma passa attraverso il Monte Bianco, e quindi abbiamo questi bellissimi prodotti della storiografia italiana, italo-francese o franco-italiana, è la stessa cosa. Grazie. Ringrazio il professore Verga, ho sentito come il messaggio sulla digitalizzazione sia stato ribadito e l'ho sentito, e stiamo lavorando su questo, posso assicurarlo. Vorrei lasciare adesso la parola agli autori, se vogliono cogliere l'occasione per rispondere. Quindi adesso non so se abbiamo un microfono mobile. Sì. Il microfono necessario? Sì, adesso urlo così non è necessario. Massimo, c'è anche questo. No, sto qui in un angolino, mi si nota di meno. Volevo ringraziare i relatori per una cosa che sembra banale, ma non sempre avvenuta e non sempre credo avverrà, e cioè per il fatto di aver letto e giudicato l'Atlante per quello che è, e cioè un Atlante. Cioè non averlo letto come un libro, e quindi aver appunto, come dire, giudicato quello che c'è e quello che non c'è in base appunto ai criteri specifici di un Atlante, dove quindi si deve fare una selezione dei temi e anche all'interno dei temi trattati una selezione degli oggetti grafici, per cui alcune cose non ci sono semplicemente perché non erano cartografabili, che è un termine brutto ma insomma rende l'idea.
mentre invece tutti gli interventi sono stati appunto molto interni alla logica dell'Atlantico. E poi volevo solo rispondere un attimo a Lutz Klinkhammer, che mi ha tirato in causa per Hofer. Allora, il riferimento ad Hofer di cui lui parla sta non a caso nella sezione memoria, e in effetti a me così serviva per come dire, richiamare l'attenzione su un tema che è stato trattato in maniera ovviamente molto più ampia da Franco Benigno di recente nel volume pubblicato da Viella, e cioè il rapporto fra memoria e storia e i rischi di una memoria che come dire, deforma la storia, alla fine come dire, uccide la storia, la ricostruzione storica, e crea dei miti, in questo caso identitari. Allora, per essere più chiaro, il documento a cui faceva riferimento Lutz è la lettera pastorale per la festa del Sacro Cuore di Gesù, indirizzata nel 2009 dai vescovi di Trento, Bolzano, Bressanone, Innsbruck e Salisburgo ai, cito, cari fedeli delle diocesi dell'antico Tirolo, quindi i vescovi che oggi sono nella parte italiana del Tirolo e quelli che sono nella parte austriaca. Ecco, questo è un caso di memoria che crea un'identità mitica che non è più quasi, diciamo, oggetto di discussione, insomma, va presa così, in blocco. E io citavo due righe, ve le leggo così, forse capite meglio cosa sto cercando di dirvi. Dicono i vescovi, possiamo interpretare in una lettera pastorale, possiamo interpretare gli eventi del 1809 nel segno della libertà, come tentativo di conquistare la libertà politica dalla Baviera, che era alleata con i francesi, e anche come protesta contro la repressione illuministica delle più amate tradizioni religiose. Ecco, a me sembra questo un uso strumentale della memoria. Primo, questi vescovi dimenticano di essere prima cristiani e poi tirolesi, perché si comportano da nazionalisti tirolesi. E poi c'è questo riferimento alla, in negativo alla repressione illuministica, cioè all'illuminismo come repressione sempre e comunque della religione, che a me, che ho letto forse troppa letteratura controversionale, ricorda proprio i testi del Settecento, ma che in generale, insomma, francamente un po' sorprende trovare in un documento ufficiale del 2000. Scusate, qui riprendo il documento Vaticano sulle devozioni popolari degli Giovanni Paolo II, della congregazione sui culti, documento che esattamente dice questo del... non mi ricordo più del 2000-2001, non mi ricordo più. Esattamente, è impressionante. Cioè, è impressionante che la Congregazione Vaticana sui riti abbia scritto questo. Certo, ma appunto il discorso è che se illuminismo uguale rivoluzione, rivoluzione uguale soppressione della religione e, come dire, soppressione dell'identità tirolese, il bravo fedele tirolese non può che essere anti-illuminista e controvoluzionario perché fa parte della sua identità. Ma questa appunto è un'identità mitica, non è un'identità storica. Voglio dire solo questo. Certo. Io sarò breve, volevo ringraziare i relatori per il loro intervento e per la loro lettura di grande respiro, che fa eco anche a altre presentazioni accadute a Roma brevemente a giugno, a Napoli in ottobre, a Parigi all'Istituto Storico della Rivoluzione Francese a novembre e la settimana prossima a Grenoble. È una grande soddisfazione vedere che questo Atlante è in grado di nutrire diverse letture che sono veramente di grande interesse e di ampio respiro. Voglio ribadire quanto questo libro è il frutto di un lavoro collettivo, nato dalla collaborazione, come è stato detto, di diverse istituzioni, dalla Scuola Francese e dell'Università di Roma III. E voglio ringraziare Stefano Andretta che fin dall'inizio ha sostenuto questa iniziativa. Abbiamo veramente potuto approfittare delle competenze cartografiche del Dipartimento di Storia. E tengo a ringraziare personalmente Claudio Ceretti e Isabel Dumont qui presenti. Frutto di un lavoro collettivo anche nato da collaborazioni personali di amici, di quattro moschettieri qui presenti, ma che hanno allargato il cerchio a altri colleghi francesi e italiani che hanno condiviso fin dall'inizio anche
gli stessi appunti storiografici. Dunque è molto importante ribadire quanto è stata una bella avventura personale e intellettuale. Allora, non entrerò nel merito dei vostri interventi, voglio solo ricordare che anche prima questo Atlante, la minore sensibilità italiana al territorio era già scomparsa e condividiamo, direi, un'unità di vista e anche di metodo, e la difficoltà fu piuttosto di fare lavorare insieme storici e cartografi piuttosto che italiani e francesi che condividano gli stessi modelli storiografici e la stessa sensibilità alla capacità linguistica di una mappa. La domanda più importante che ci siamo posti, che rimane, che cosa porta in più un Atlante, un'interpretazione, la visibilità di fenomeni soltanto conosciuti dalla narrazione, una svolta storiografica, heuristica, non sono in grado di rispondere, però abbiamo provato di collocare il ventennio in una durata più lunga, senza enfatizzare, direi, le rotture, ma neanche linee di continuità, senza direi avere un atteggiamento di cultura politica, ma soltanto di storico. E abbiamo anche provato di giocare sulle diverse scale, enfatizzando, e questa è una vera scelta storiografica, la scala nazionale, perché finora non c'era una mappa, ad esempio, dei dipartimenti. Quell'idea era di rendere conto di queste tre Italie. Per la prima volta nella storia italiana ci sono tre stati di peso quasi simile, l'impero, il regno d'Italia, il regno di Napoli. Era molto importante regionare a scala nazionale, non nella prospettiva del risorgimento, ma di questa fase di uniformizzazione tramite tre entità statali diverse. Mi fermo qui, ma tengo veramente a ringraziarvi tutti per questa bella avventura, che rimarrà, può darsi, un unicum, però ora non ci appartiene più, ma appartiene ai lettori e a coloro che vorranno sfruttarlo e usarlo come un strumento di lavoro e di riflessione. Grazie a voi. Rimangono poche minuti, se qualcuno del pubblico vuole fare una domanda indirizzata sia ai relatori sia agli autori del libro, possiamo sfruttare questo tempo, altrimenti capisco che siete un po' stanchi, quindi... Quindi vi ringrazio di essere stati presenti, ringrazio ancora una volta i professori qua presenti per le loro osservazioni molto interessanti e ovviamente gli autori per la loro presenza. Grazie a tutti. Il libro, adesso faccio un po' di pubblicità, si può acquistare sul sito internet dell'École Française de Rome o andando al nostro sito di Piazza Navona, numero civico 62, comunque è alla vostra disposizione, diciamo. Grazie a tutti e buona serata a tutti.